Gli anni 80. Gli anni 80 partono con la pubblicazione del New Libertarian Manifesto da parte di Samuel Brooking III. Citiamo questo manifesto perché sarà parte della costruzione del pensiero cypherpunk che tratteremo più avanti. Comunque ho tutti dei nomi, sti qua che dirli è un'impresa. Vabbè, andiamo avanti. Ci basta sapere che in questo manifesto si sostiene il pensiero agorista, che è un pensiero libertario che invita, diciamo, non solo a sostenere la libertà e contrastare le imposizioni dello Stato, ma manifesta la necessità di creare strumenti tecnici per contrastare lo Stato. Nel 1981 il protocollo Internet, ovvero Internet Protocol, IP, raggiunge la versione 4. Potrete dire, a me che me ne frega? Sì. È vero, potrebbe non fregarvene niente, però pensate che la IPv4, la versione 4, è quella che state utilizzando in questo momento per vedere questo video. Ed è una versione che ha 42 anni. Pensateci, oggi qualsiasi cosa ha bisogno di internet e qualsiasi cosa si basa su un protocollo ossificato e fermo dal 1981. Curioso, no? Sopra questo protocollo poi è stato costruito il TCP/IP, l'HTTP, eccetera, che invece sono in continuo movimento, ma lo scheletro è rimasto invariato. Nello stesso anno, David Chaum introduce l'idea di utilizzare la crittografia a chiave asimmetrica, l'abbiamo raccontato nei video precedenti che vi lascio il link o qua, non più per crittare, ma per firmare un messaggio e lo fa pubblicando un paper intitolato Untraceable Electronic Mail, Return Address and Digital Pseudonymous, in cui ipotizza un sistema di messaggistica pseudonimo e non tracciabile, con i testi certificati dalle chiavi private pubbliche. Con questo sistema, chi riceve il messaggio può essere certo che sia il messaggio originale e che non sia stato manomesso, semplicemente verificando la firma del messaggio. Nel 1983 David Chaum ha un'altra intuizione, ovvero quella di utilizzare le firme digitali per fare pagamenti che rispettino la privacy degli utenti, imitando il contante, ma su internet. Questa idea la espone in un paper intitolato Blind Signatures for Untraceable Payments. Nel 1985 esce un altro testo intitolato Elliptic Curve Cryptography, scritto da Koblitz, che riprende il sistema di chiave asimmetrica e propone un modo alternativo per creare le chiavi private e pubbliche, utilizzando non più i numeri primi, ma curve ellittiche su campi finiti. Io qui alzo le mani, ovviamente non sono né un crittografo né un matematico, quindi non mi dilungo nella spiegazione. Ci basta sapere che questo è un metodo più efficiente per creare coppie di chiavi. Saltiamo al 1988. Timothy May pubblica The Crypto Anarchist Manifesto, in cui sostiene che se nel mondo reale lo Stato può controllare gli individui, questo non potrà accadere nel mondo digitale, grazie alle nuove tecnologie crittografiche che verranno utilizzate per sviluppare sistemi di difesa della libertà della parola e di scambio. L'utilizzo dello pseudonimo è fondamentale per sfuggire alla repressione fisica e ideologica da parte dello Stato. Nel 1989 compare il primo prototipo di Bitcoin. Non fraintendetemi, non c'entra nulla con Bitcoin, ma è la prima idea concreta di denaro elettronico. Si chiama DigiCash ed è un sistema di pagamenti elettronici basato sulla crittografia a chiave pubblica e sulle blind signatures. L'ideatore di questo prototipo è, indovinate un po', rullo di tamburi, David Chaum, e chi altro se no? Il problema di questa tecnologia è che Chaum si affida alle banche per emettere il suo e-cash e il suo progetto è closed source e centralizzato. E il problema della doppia spesa viene evitato grazie a un server centrale. Nonostante questi difetti, DigiCash è la prima coin che può essere transata privatamente su internet. Bene, anche oggi abbiamo finito, abbiamo concluso gli anni 80, nel prossimo video vedremo gli anni 90. Gli anni 80 possiamo definirli come il monopolio di David Chaum, visto che comunque ha lavorato secco, via. Ci vediamo mercoledì prossimo, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un mi piace, fate tutto quello che dovete fare, scrivete anche un commento. Ci vediamo la settimana prossima, ciao!